Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione riguardante l'area del cerchio. Andiamo a vedere anche in questo caso, come abbiamo fatto con la lunghezza della circonferenza, quali sono i passaggi per arrivare a scrivere la formula. Come sempre andiamo a disegnare con il nostro compasso la circonferenza che delimita il nostro cerchio. Vi ricordo che il cerchio è formato dalla parte di piano delimitata dalla circonferenza e dalla circonferenza stessa, disegniamo il nostro raggio e scriviamo gli estremi, quindi OA. Se iscriviamo nella circonferenza che delimita il cerchio un poligono regolare, quindi un poligono che ha tutti gli estremi sulla nostra circonferenza, quindi come questo triangolo, possiamo notare che aumentando il numero dei suoi lati, questo poligono tende a confondersi con il cerchio. Vedete che se io disegno questo triangolo iscritto nella circonferenza perché i suoi vertici appartengono alla circonferenza, tutta questa parte di cerchio non è compresa nel triangolo. Ma se io vado ad aumentare il numero dei lati del mio poligono iscritto nella circonferenza, la parte di piano compresa tra poligono e cerchio, quindi la parte che ho evidenziato in verde, diventa sempre più piccola, perché il poligono tende a diventare grande quanto il cerchio. Vediamo, ad esempio, con il quadrato, la parte di piano rimasta tra quadrato e cerchio è ancora di meno. Se aumento ancora il numero dei lati disegnando un pentagono, questo pentagono si avvicina ancora di più al cerchio, se disegno l'esagono ancora di più e così via. Quindi consideriamo nel nostro caso questo pentagono per fare il nostro ragionamento. Abbiamo detto che se iscriviamo il poligono regolare all'interno della circonferenza, aumentando il numero dei lati, il poligono tende a diventare come il cerchio, quindi tende a confondersi con il cerchio. Il perimetro del poligono tende a diventare come la circonferenza, quindi come la lunghezza della circonferenza, e l'apotema del poligono tende a diventare il raggio della circonferenza. Questo quando andiamo ad aumentare il numero dei lati del poligono iscritto nella nostra circonferenza. E come vedete, se io aumento il numero dei lati, la parte di cerchio che rimane tra poligono e cerchio, quindi tra la circonferenza in questo caso, diventa sempre più piccola. Quindi possiamo immaginare il cerchio come un poligono regolare con un numero infinito di lati. Questo poligono regolare con un numero infinito di lati ha il perimetro proprio uguale alla circonferenza e l'apotema proprio uguale al raggio. Sappiamo che l'area del poligono iscritto si calcola in questo modo: area uguale perimetro per apotema diviso 2. Ma abbiamo detto che se il poligono arriva ad avere un numero infinito di lati può coincidere con il cerchio e il perimetro diventerà la circonferenza, l'apotema diventerà il raggio. Quindi la formula dell'area del cerchio diventa proprio questa. Al posto del perimetro metto la circonferenza, al posto dell'apotema del poligono iscritto metto il raggio della circonferenza, il diviso 2 rimane ovviamente invariato. Andiamo a riscrivere questa formula. Abbiamo detto area del cerchio uguale circonferenza per raggio diviso 2, ma sappiamo che la circonferenza si calcola moltiplicando 2π greco per r, come abbiamo visto nella video lezione precedente. Quindi vado a sostituire la circonferenza con la sua formula 2π greco r.
il raggio rimane qui invariato e anche il diviso 2 rimane invariato. Quindi ho riscritto, ho tradotto la mia formula utilizzando la mia conoscenza sulla formula dell'area della lunghezza della circonferenza. Quindi andando a fare i calcoli ottengo che l'area è pi greco per r alla seconda. Perché? Perché il 2 e il 2 li posso semplificare. Raggio per raggio fa raggio alla seconda e il pi greco lo riscrivo. Quindi l'area del cerchio, per tutti questi motivi, si calcola in questo modo, pi greco per raggio alla seconda. Quindi questa è la formula che voi dovete sapere. Tutto quello che abbiamo detto finora è il perché. Vediamo un altro modo per calcolare l'area del cerchio, utilizzando stavolta i settori circolari. Quella che vi ho riscritto qui in alto è la formula che abbiamo ricavato finora. Adesso andiamo a vedere come la possiamo ricavare utilizzando questa figura. Consideriamo il nostro cerchio e lo dividiamo in un grande numero di settori circolari, il più grande possibile. In questo caso abbiamo utilizzato un numero non molto grande perché è necessario visualizzarli con due colori diversi. Vi ricordo, i settori circolari sono questi spicchi delimitati da due raggi e da un arco. Vado a disporre questi settori circolari che ho colorato con due colori a contrasto e li dispongo alternativamente, quindi uno azzurro, uno giallo, uno azzurro, uno giallo, in questo modo. Aumentando il numero, quindi andando ad utilizzare tutti i settori circolari, la figura che riesco a formare è un parallelogramma. Questo parallelogramma ha come base pi greco r, cioè la semicirconferenza. Perché? Perché questi settori circolari azzurri, tutti insieme, vanno a formare metà della mia circonferenza. Lo potete immaginare anche colorando metà circonferenza in azzurro e metà in giallo, quindi disponendoli diversamente. Quindi i miei settori azzurri vanno a costituire in questo caso la base e quindi metà circonferenza. Metà circonferenza sappiamo che è pi greco r, perché tutta la circonferenza è 2 pi greco r. Questo parallelogramma ha come altezza l'altezza di questi settori, quindi il raggio. L'area di questo parallelogramma si misura calcolando il prodotto base per altezza, quindi pi greco r che è la base per r che è l'altezza, quindi pi greco r alla seconda, che è proprio la formula che abbiamo ricavato prima. Quindi potete vedere questa formula ricavata in due modi diversi. Andiamo ad osservare un'altra particolarità. Abbiamo detto che l'area del cerchio è uguale a pi greco volte il quadrato del raggio, quindi pi greco volte r alla seconda. Quindi andiamo a disegnare la nostra circonferenza e andiamo a disegnare il quadrato costruito sul suo raggio. Quindi questo è il nostro quadrato che ha per lato il raggio della circonferenza, che è anche il raggio del cerchio. Quindi questo quadrato ha l'area che è uguale al raggio alla seconda, perché la sua area si calcola elevando alla seconda la misura del suo lato. Ma l'area di tutto il cerchio è uguale a pi greco volte l'area di questo quadrato. Quindi l'area del cerchio è pi greco volte più grande di r alla seconda, quindi pi greco volte più grande dell'area di quel quadrato costruito sul raggio della circonferenza. Quindi l'area del cerchio è poco più grande del triplo dell'area di quel quadrato, perché pi greco è poco più grande di 3. Quindi
Quindi andiamo a vedere qual è la formula inversa di questa formula che abbiamo studiato in vari modi. Nella formula diretta per il calcolo dell'area del cerchio abbiamo il raggio elevato alla seconda che moltiplica il nostro pi greco. Quindi per la formula inversa, per ricavare il raggio, devo assolutamente applicare la radice quadrata. Perché se qui c'è il raggio alla seconda, nella formula inversa ci deve essere la radice quadrata. Se qui c'è per pi greco, nella formula inversa ci deve essere diviso pi greco. Quindi, per calcolare il raggio, scrivo raggio uguale radice quadrata, perché era elevata alla seconda, di cosa? Dell'area, diviso pi greco. Quindi questa è la formula inversa della formula dell'area del cerchio. Andiamo adesso a fare qualche esempio. Allora, supponiamo di dover risolvere questo problema. Sappiamo che l'area del cerchio, di un cerchio, misura 25 pi greco centimetri quadrati. Vogliamo sapere qual è la lunghezza della circonferenza che delimita questo cerchio. Nella lezione precedente abbiamo visto che la formula per calcolare la lunghezza della circonferenza è 2 pi greco r, con tutti i per sottointesi. Quindi mi occorre la lunghezza del raggio per calcolare la lunghezza della circonferenza. Il raggio me lo posso ricavare con la formula inversa, conoscendo l'area. Quindi raggio uguale radice quadrata dell'area del cerchio diviso pi greco, quindi radice quadrata di 25 pi greco, che è il dato, diviso pi greco. Vado a semplificare pi greco e pi greco, posso farlo perché qui c'è una moltiplicazione nascosta. Mi rimane radice di 25 che è uguale a 5 cm, che è la lunghezza del mio raggio. Adesso posso calcolarmi la circonferenza, quindi la sua lunghezza, 2 pi greco r. Il doppio del raggio è 10, 10 pi greco centimetri. Non è necessario svolgere il calcolo, ma se proprio volete farlo, 31,4 cm, moltiplicando 10 per 3,14. Andiamo a fare un altro esempio. Calcolare l'area di un cerchio, quindi scriviamo i nostri dati, calcolare l'area di un cerchio sapendo che il suo diametro misura 6 cm. La formula per l'area del cerchio ce l'abbiamo qui in bella vista, quindi dobbiamo ricavarci il raggio. Sappiamo che il raggio è la metà del diametro, 6 diviso 2 fa 3 cm. Quindi vado ad applicare la mia formula, area uguale pi greco per r alla seconda, quindi 3 alla seconda fa 9, 9 pi greco centimetri quadrati. Anche qui il pi greco lo potete lasciare indicato, se proprio volete, o se è richiesto dal problema, moltiplicate 9 per il valore approssimato di pi greco, cioè per 3,14. Può capitare, come nel caso della lunghezza della circonferenza, che un dato sia con il pi greco già svolto. Ad esempio, vi può essere fornito come valore dell'area un valore di questo tipo, quindi senza il pi greco indicato. Area uguale, area del cerchio, 1808,64 centimetri quadrati. Come vedete, il pi greco non è indicato perché è stato già svolto il calcolo per 3,14. Vogliamo calcolare la lunghezza del diametro stavolta. Quindi cosa vado a fare? Noi sappiamo che il diametro è il doppio del raggio, quindi devo calcolarmi il raggio per rispondere a questa domanda.
Come mi calcolo il raggio conoscendo l'area? Con la formula inversa. Area diviso pi greco. Allora, cosa vado a fare? Area diviso pi greco vuol dire 1808,64 diviso 3,14. Quindi raggio uguale radice quadrata di 1808,64 diviso 3,14. Quindi, se volete lo potete mettere anche in riga, come preferite, perché la linea di frazione qui non è necessaria, perché non dobbiamo semplificare, viene radice quadrata di 576, uguale 24 centimetri. Quindi il diametro è il suo doppio, 48 centimetri. Un altro modo per risolvere un problema quando non è indicato il pi greco è fare prima questa divisione e riscrivere, se lo trovate più comodo, l'area con il pi greco indicato. Quindi fate 1808,64 diviso 3,14, che fa come prima 576 centimetri quadrati. Quindi potete riscrivere l'area in questo modo: 576 pi greco centimetri quadrati. È esattamente identico il risultato che ottenete, sono due modi diversi per risolverlo. Quindi raggio uguale radice quadrata di 576 pi greco diviso pi greco, qui metto la linea di frazione così posso semplificare facilmente, viene la radice di 576, che ovviamente è sempre 24. E per questa lezione abbiamo terminato.